Buongiorno a tutti. A proposito di studenti, quando io ero, Marco ha detto che sono cresciuto a Casale Monferrato, quando io ero uno studente, cioè quando avevo l'età di tutti i ragazzi che abbiamo incontrato in questi mesi, di questa storia, così come facciamo dire al personaggio di Marco, al centro del film, di questa storia non ne sapevo niente. Per chi non avesse visto il film non ne sapesse nulla. Questo film tratta di un padre e di un figlio interpretati da Giorgio Colangeli e da Marco D'Amore, che non si frequentano più da tempo tra loro, è calato il silenzio degli anni, e poi il dolore, la malattia del padre li porta ad un contatto, e da qui rinascono poco alla volta sino a capirsi davvero, cosa che non era mai accaduto loro. E sullo sfondo di questa vicenda personale accade una storia purtroppo realmente accaduta in Italia, in particolare a Casale Monferrato, cioè la città che ha ospitato la più grande fabbrica dell'amianto, la fabbrica che ha creato un disastro in quella città, portando in quella piccola città di circa 30.000 persone, circa 2.000 vittime. Ma non solo, il disastro non è solo lì, ma è in tutto il nostro territorio italiano e anche europeo, perché soltanto in Italia contiamo 500 kg di amianto per ogni cittadino, ed è amianto che è ancora sparso e si sgretola poco alla volta e rilascia nell'aria delle fibre invisibili che respiriamo senza rendercene conto. Ecco, di questa storia non ne sapevo nulla. Poi sapevo da cittadino che lì c'era la fabbrica dell'amianto, ma non se ne parlava più, perché è un po' come nel Decameron, stare isolati e tenere la paura lontana è un po' come non fare mai arrivare la peste in casa, no? Invece la peste arriva e quando ci sorprende non siamo mai pronti. Per fortuna quella città ha lottato, è diventata una città unita nell'arco degli anni e adesso c'è una nuova consapevolezza. Però tutto è cominciato nel 2009, quando il grande processo, uno dei più grandi mai realizzati in Italia, ha portato a galla tutto. E io e Marco, che lavoriamo insieme circa dal 2002, abbiamo iniziato a parlare, a confrontarci, senza in realtà avere nemmeno una linea narrativa in testa. Avevamo solo l'esigenza di portare a galla questa storia, perché entrambi veniamo da due terre che al centro hanno un profondo disastro. E quindi abbiamo iniziato a documentarci, prima con i libri inerenti al tema, i vecchi articoli di giornale, e poi abbiamo sentito che dovevamo andare oltre e siamo andati ad intervistare decine e decine di miei concittadini in una maniera spontanea. C'erano sempre un paio di frasi che capitavano nei nostri incontri, cioè la prima era: questo lo dovete dire, perché ci vedevano un po' come un'ultima occasione di riscatto. Quella è una città che si è sentita abbandonata dallo Stato, perché la sentenza di Cassazione ha chiesto loro di dimenticare tutto. E l'altra frase era: questa cosa io non l'ho detta neanche ai miei figli, perché nelle loro parole, in quei silenzi, in quell'energia, ci trasferivano un po' tutto quella dignità, quel coraggio che li ha portati avanti in 30 anni di lotta, sino ad ottenere il grande processo, ma che poi ha avuto un esito disgraziato. Ma in realtà quello che è ancora più importante è che quella città si è sentita unita. E quel film che era partito come un'avventura poi si è trasformato in realtà in un film vero, che non ha avuto intoppi, soltanto grazie a due grandi interpreti che sono qui presenti e all'altra protagonista, che è Matilde Gioli, che in 5 settimane di girato mi hanno regalato neanche un ciak sbagliato.